Grazie a tutti quanti per la vostra presenza qui, grazie al dirigente, alla scuola che mi ospita oggi e che non è stata la mia scuola, quindi sto tradendo il mio mauro amico come ho preannunciato. Mi fa particolarmente piacere essere qui a Messina per la prima volta a parlare di temi che mi sono cari e che sto cercando di presentare un po' in giro per l'Italia da qualche tempo. Ringrazio poi in particolare l'amico Emiliano Arena che mi aveva chiesto questo intervento in tempi veramente lontani e gli accadimenti che hanno colpito tutti voi, tutti noi e nel frattempo anche me in particolare, da quella promessa ad oggi mi rendono ulteriormente felice di poter essere qui a parlare. Vi spiego un po', intanto non sarò ferma, quindi perdonatemi, ma faccio un po' di anguina con la mia presenza in circolazione. Cercherò di spiegarvi un po' perché mi è necessaria sintesi e in realtà la prospettiva che utilizzerò è abbastanza a volo uccello. Ci saranno delle fonti di vario genere, fonti di natura documentaria, iconografica, archeologica, fonti scritte di tipo epigrafico, fonti letterarie che non sono utilizzate come pezzi di letteratura, come quelle letture finissime che abbiamo appena finito di ascoltare, ma come fonti storiche, quindi smontate e rimontate all'interno di un progetto di analisi e interpretazione. La mia ricerca in questa documentazione è finalizzata a cercare degli spazi differenti di presenza al femminile, potenzialità di lettura che ci consentano in qualche modo intanto di individuare campi nei quali si muove da agente non passivo la presenza femminile e eventualmente la misura entro la quale ci è consentito di vedere i contenuti al femminile che in questi spazi vengono mossi. Quindi, fatta questa premessa, mi scuserò perché le mie fonti sono tradotte, lo faccio diciamo, per accessibilità, ma so che in questo contesto non sarebbe stato necessario. E preciso ancora che per quanto possa essere stata vittima del letto di proposte di un modello ateniese, la situazione della donna greca è molto meno cristallizzata e statica entro diciamo delle condizioni di costrizione di quanto ce la siamo raccontata per lungo tempo e soprattutto in una prospettiva millenaria, quale quella entro la quale noi leggiamo i nostri fonti, ci costringe a guardare la dinamica e auspicarla per certi versi anche per noi. Comincio con una diciamo, breve sintesi della discussione sulla storia delle donne, sulla storia al femminile, che parte negli anni, essenzialmente molto giovane come disciplina, se uno considera che parla degli anni 40, si scriveva molto poco sulla storia delle donne e soprattutto si scriveva in termini di proiezione semplice sul nulla. Negli anni 70 queste tematiche hanno accompagnato la rivoluzione femminile, il femminismo è il libro che vedete qui di Sara Gomero che presenta probabilmente già a partire dal 73 il momento più forte di questa uscita in termini rivendicativi che non ha fatto bene alla storia ma ha fatto molto bene alle tematiche che si sono dette. Questa titolatura che tradisce in italiano il titolo originale Goddesses, Wars and Wives, la tripartizione
di Demostene contro me, donne concubine e donne spose concubine di te, e le puttane delle madonne, era lo slogan di quegli anni, diventa l'avvio di, una, di un percorso che prende tematiche storiche in maniera più complessiva, per esempio con la storia delle donne di Giorgio Bicchi, che si traduce poi in ambito greco, in studi specifici pubblicati da diverse autrici, ricordo soltanto appunto quelli di Graziana Arrigoni, ma anche più di recente in una ricerca, una spinta verso la parte anteriore del palcoscenico delle donne, dallo spazio del margine, per cui prendo a prestito il titolo dell'intensissimo libro di Claudia Montepaone, che diciamo, studia la marginalità della donna come la chiave di lettura della sua presenza nella dimensione sociale e culturale greca, ha invece gli atti di un convegno di una decina di anni fa, che cercavano invece sull'onda di interessi più di recenti di sottolineare come una presenza femminile anche in ruoli importanti vi fosse stata, e le donne che contano nella storia greca. In realtà diciamo che non abbiamo bisogno di dimostrarci attraverso personaggi eminenti che le donne ci siano state. Il problema è che dobbiamo recuperare il come, il perché, il segno che hanno lasciato queste donne. E da questo punto di vista, per esempio, la ricerca che prima di questa fase aveva già condotto Nicole Leroux con il suo Grecia al femminile, una ricerca di uno specifico di contenuti, è particolarmente importante, profetico, se volete, anche rispetto alle ultimissime prospettive che sono rappresentate, per esempio, dagli stimoli del gruppo di lavoro Euricleia, che vedete qui in un recentissimo convegno che si è tenuto a dicembre, un gruppo di lavoro francese ma che raccoglie studiose di tutta Europa, di cui mi onoro di far parte, che cerca documenti per dare una identità alle donne, nomi, contesti che non siano semplicemente riscontrabili da una tradizione, ma siano identificabili e che diventino essi stessi un rapporto. Un'altra storia possibile dai documenti delle donne. Allora, questa prospettiva mi ha spinto a guardare anche io questo campo possibile nel segno del sapere. Il mio progetto si è chiamato fin dall'inizio Alla scuola delle donne, perché in qualche modo la cosa che mi interessava era vedere quanto e cosa avessero prodotto di conoscenza le donne antiche e quanto il nostro confrontarci in quello specchio potesse farci imparare anche ad essere protagoniste in settori, per esempio, quello delle discipline umanistiche, in cui numericamente lo siamo molto. Alla fine di tutto questo percorso mi sono resa conto che guardare da questo punto di vista, da questa prospettiva, insegna in primo luogo a farsi delle nuove domande, o farsi delle domande che sono già state poste, ma con un nuovo atteggiamento. È una buona domanda da questo punto di vista è chiedersi: esistono dei saperi che possano essere considerati eminentemente, se non esclusivamente, femminili? E se ci sono, dove li cerchiamo?
risposta che mi sono data e che ci possiamo dare sulla base della nostra documentazione è che questi saperi li dobbiamo cercare nell'ambito del lavoro e soprattutto nell'ambito del lavoro manuale, del lavoro duro, quello che non viene riconosciuto. Queste due fonti che trovate qui esibono la diaconia, il passaggio celeberrimo per il quale si ricorda che la stirpe delle donne è una stirpe saprofita all'interno delle case in cui gli uomini lavorano, come i fuchi che vengono nutriti negli alveari ombrosi dalle api e partecipi di opere cattive ammassando nel loro ventre il frutto della loro fatica, rappresentano l'immagine della donna improduttiva. Altri passaggi omologhi, come quel famosissimo gioco sulle donne di Simonide, ci dice che le donne sono categorie che non servono nella gran parte, proiettate su una sfera di animalità e di marginalità per molti aspetti, è soltanto il modello di donna che lavora nella casa può essere accettato. In effetti, come vediamo nel frammento di Ferecride, riportato da Ateneo, dei Sofisti al Banchetto, la dimensione più antica del mondo greco è percepita come una dimensione nella quale il lavoro da schiavi, cioè il lavoro che non conta come tale, non è fatto da un manes, da una segis, cioè da soggetti che portano nomi di schiavi, è fatto dalle donne. L'immagine che accompagna queste questi due brani, cioè la serie di scene dalla ceramica o dalla corplastica greca, rappresentano appunto il lavoro che non si vede, l'impastare il pane, il lavare, l'attendere a quella fatica quotidiana che dall'alba le donne conducevano, rifacendo risuonare i villaggi del rumore delle loro macine. Un lavoro che ci appartiene quotidianamente, Signore, e che è appartenuto alle nostre nonne, alle nostre antenate, così come apparteneva alle donne che andavano a prendere l'acqua alla fontana di Enea Bruno e ad Atene, poi vediamo queste immagini da Atreidrie attiche, del periodo proprio in cui era una grande novità che ci fosse la fontana di Enea Bruno. E la donna che prende l'acqua al pozzo invece dalla Chilix attica, così come lavori invisibili conducono queste contadine negli anni 60 che in Italia meridionale portano sulla loro testa sacchi di olive. Lavori da donne sono lavori di fatica, donne da lavoro sono quelle che si leggono in una fascia sociale che per troppo tempo si è considerata invisibile e invece non lo è se uno la cerca. La ricerca che vi propongo segue alcuni passaggi. Il primo è questo: dobbiamo pensare che se cerchiamo le donne nel mondo del lavoro stiamo approfondendo un campo di tecne senza logos, cioè dei saperi che non hanno conservato conoscenze e all'interno dei quali non possiamo trovare una tradizione? La domanda è aperta, vediamo se ci riusciamo a dare una risposta. La risposta in dettaglio non ci arriveremo sicuramente a dargliela. E i tre campi in cui vi voglio portare per vedere se c'è una risposta sono: un campo eminentemente femminile, come quello della tessitura e filatura che vedete nel rappresentato nella Lectios antica all'estremo dello schermo, un campo che è rappresentato da questa iscrizione che troveremo più avanti, che è il campo della
farmacopea e della cura, non della medicina, perché è un'altra cosa, è quello dell'educazione, della formazione all'interno della quale c'è anche la componente religiosa, quella su cui poi ci dovremmo fermare per ragioni di orario, che sono fortemente collegati con le donne, ma nei quali fino ad oggi il sapere come sapere di donne non è stato cercato. Allora, la incomprensione di cui vi sto parlando è un'incomprensione antica. Il passo di Plutarco che vi riporto è fortemente indicativo di una, come dire, uno specchio al maschile che riflette, sì, ma trasforma radicalmente. Il passo parla di quegli importanti motivi per cui un uomo dovrebbe far studiare sua moglie, che non la deve tenere ignorante, anzi, le deve consentire di avvicinarsi ad alcuni settori del sapere, perché studi come questi fissano l'attenzione delle donne su ciò che è lodevole e serio e impediscono che il loro tempo si perda in vanità inutili e dannose. Se, perché quella signora che è studiosa della geometria non si farà mai traviare dai movimenti dissoluti della danza. E lei che è presa dalle sublimi nozioni di Platone e Senofonte guarderà con sdegno al fascino e agli incantesimi delle streghe e degli stregoni, e se qualche ridicolo astrologo promette di far scendere la luna dal cielo, lei riderà dell'ignoranza e della follia delle donne che credono in lui, essendo lei stessa ben radicata nell'astronomia e avendo sentito parlare di Aglaonike, la figlia di Egetor il Tessalo, e capendo la ragione dell'eclissi della luna e sapendo in anticipo il tempo in cui sarebbe stata oscurata dall'ombra della terra, fece credere alle credule donne di essere lei che faceva cadere la luna e la rimuoveva dal cielo. Ora, in realtà, naturalmente questo non è un documento storico, è il documento di una prospettiva, ma il motivo per cui ve lo faccio leggere è perché questo è l'indice di una marginalizzazione di quegli ambiti e di quegli argomenti che potevano costituire un sapere di donne. La Aglaonike di cui si parla, tra l'altro, è legata a uno spazio di culto, uno spazio sacerdotale, fruito essenzialmente da donne in ambiti extracittadini e quindi non collegati a quegli spazi cultuali che vedremo alla fine, funzionali alla riproduzione di quell'habitus femminile che è il modello della madre e della continuatrice della comunità attraverso la generazione di figli. Un ambito gestito dalle donne viene in primo luogo ridicolizzato, in quanto marginale e ignorante. In secondo luogo, se non ci si riesce, c'è l'arma della denigrazione. E quindi Aspasia, di cui non riusciremo a parlare oggi, diventa una puttana. Vediamo dunque il primo di questi ambiti, la produzione di tessili, che è il lavoro femminile per eccellenza, che non sia un lavoro inizialmente inteso o valorizzato in quanto qualificante. Ce lo dice l'insistenza, cioè l'investimento sulla dimensione ideologica. Questa è al nastro la decorazione di una Legidos di Amasis molto famosa, che adesso rivedremo, e che ci aiuta ad accompagnare il paradigma mitico della tessitura come abilità femminile, parte da Nergane, accompagna figure dell'epoca,
epos, come in questo caso Penelope di fronte al grande telaio verticale su cui sta tessendo e disfacendo al tempo stesso il sudario di Laerte, e con la detorsio comica di questi vasi megaresi che mostrano comunque un oggetto, diciamo, un racconto mitico che è sempre lo stesso, Odisseo e Penelope e il ritorno di fronte al telaio, è un oggetto di grande familiarità, quindi comunque un contesto della realtà trasposto nello scenario mitico. Questo è il vaso che qui da cui abbiamo preso le mosse, e che nella parte della spalla, in cui vedete rappresentate la figura della dea con la corona di Afrodite e l'unione sessuale, e il coros di fanciulle, ha una sua capacità di evocare le diverse, i diversi ambiti e le diverse funzioni in cui legittimamente la donna si colloca. Il vaso, per sua natura, è tra l'altro un vaso rappresentativo, un vaso di aromi, un vaso dono nel contesto del matrimonio, e fa il paio con l'investimento iconografico che per noi accompagna un'età classica come una sorta di sussidiario delle fanciulle, l'addottrinamento della più che bambina che va in sposa, sapendo che il destino che l'accompagna è quello di custodire nella casa il ruolo che è rappresentato dal caratos, cioè dall'oggetto, vedete qui, centrale, contenitore della lana, dalla filatura, dal piccolo telaio portatile o dal grande telaio verticale che abbiamo visto. Una funzione che però da tempi immemorabili è comunque invece la funzione di una specializzazione affidata alle donne. Produzioni specialistiche le possiamo riconoscere per esempio in quei passaggi dell'Iliade in cui Agamennone promette ad Achille in contraccambio tutta una serie di tesori se riceverà dalla sua ira, e in particolare donne, un certo numero di donne tessitrici bravissime, cioè operaie specializzate in forma di schiave. E se questo ci suggerisce una specializzazione, anche le fasi della lavorazione della lana che noi vediamo illustrate. Qui c'è questo epinetron che si metteva sul ginocchio, che suggerisce la parte fisica della trasformazione della materia prima attraverso delle azioni che qui vengono in qualche modo insegnate. Quindi c'è una fisicità del rapporto con la materia grezza, una trasformazione attraverso la filatura che ha bisogno, tra l'altro, di oggetti differenti per dare luogo a fili di grammatura differente, con una destinazione ben chiara. Un lavoro, e torniamo indietro a queste scene, che implica una socialità femminile all'interno della casa, perché viene condotto dalla padrona di casa, dalle serve, dalle figlie. È un contesto all'interno del quale questa serie di istruzioni, che noi non abbiamo mai visto perché sono minimali, sono vita quotidiana, no, sono un sapere tecnico che in qualche modo viene insegnato e viene appreso. La recentissima, qui vi riporto il peso che nella sua differenza deve essere scelto e fa il paio con il lavoro che si è fatto prima per la destinazione finale di un prodotto che, come tutti abbiamo letto in Xenofonte, poteva non soltanto rispondere alle esigenze della casa, ma essere inserito in un surplus produttivo che portava un guadagno alla casa. Quindi comunque un investimento. E questo investimento, qui per esempio vi riporto dei pesi da telaio, in realtà sono stati considerati per lungo tempo degli oscilla, degli oggetti di carattere apotropaico, in verità, come ha illustrato molto bene per
Francesco Romeo in un suo studio proprio sulle produzioni tessili di Eraclea, sono dei pesi specifici per dei tessuti finissimi, che erano quei tessuti particolari di cui Eraclea e Taranto, i Tarantinidia, di cui queste due città sono centro di produzione a partire da una certa epoca. E nello studio di Francesco Meo, ma in tutta una serie di recenti ricerche, si sono incominciati a mettere in luce le forme di organizzazione e i soggetti, spesso soggetti al femminile, di organizzazioni produttive legate soprattutto al commercio dei tessili. In realtà questo sapere delle donne, questo sapere che si conserva, che esiste e che si tramanda, diventa una sorta di opposto polare rispetto alla paideia, rispetto all'educazione al maschile, soltanto a partire dagli inizi dell'età ellenistica. Io trovo che sia particolarmente rilevante come atto di nascita di questa percezione, che è importante vedere sulle labbra di una donna, una nonna straordinaria, che è il Parchiero Maronea, la filosofa cinica, che decise che sposava Crate del Cinico, che decise che avrebbe vissuto come una cagna cinica, accoppiandosi per le strade, vivendo esattamente come viveva il marito, e che frequentava i simposi dei re, come in questa occasione, in cui in casa di Lisimaco dibatte con il filosofo Teodoro, che era soprannominato Lateo, e lo vince con un sofisma. Se ciò che fa Teodoro non è ritenuto essere ingiustizia, anche se lo fa il Parchia, si deve ritenere che sia ingiusto, e gli dà uno schiaffo. Teodoro, per rispondere, usa la violenza dei maschi, e cioè le alza la gonna, la snuda davanti a tutti, aspettandosi che il Parchia reagisca. In realtà il Parchia, che è una donna maschio, è una nuova donna, non si scompone affatto, è a lui che nel fare questo gesto, la dita con il verso delle baccanti, chi è costei che ha abbandonato le spole presso i denari? Chi è questa donna che non fa la donna, che si è dimenticata come si desse? Risponde, sono io Teodoro, ma credi che io abbia preso una cattiva decisione riguardo a me stessa, se come ho messo a frutto nell'educazione il tempo che avrei sprecato nel denario. Il, non l'ho ricordato il testo greco, ma la differenza è proprio questa. Ed è l'atto di nascita di un altro tipo di educazione possibile. Ricordato da Diogene Laerzio, è vero, non entriamo nel problema della tradizione di questo documento, anche perché da un certo punto di vista ciò che mi consente di fare queste affermazioni è la biografia di questa filosofa. È anche il fatto che mentre nell'orizzonte alto della società la frattura si intravede come possibile, benché il modello della donna Adonise da Nifera e il suo valore di habitus sociale imposto rimanga perfettamente inalterato, in quei ceti popolari che non sono riconosciuti e non lasciano traccia apparentemente, se cercata questa dimensione femminile del lavoro, della consapevolezza di sé, della tradizione di saperi, si trova. E quindi Leonida di Taranto lo possiamo leggere nei due, ma ce ne sono molti altri di possibili testimoni che sono probabilmente più appariscenti, anche come un testimone di una consapevolezza femminile di un lavoro proletario che però dà da vivere,
che consente un'autonomia riconosciuta e socialmente possibile per quanto all'interno di ceti popolari, che poi è tanto questi ceti popolari avessero anche una dignità, come dire, cittadina, è un altro discorso che non possiamo fare adesso. Vediamo ora invece il discorso della farmacopea e della cura. Vi dicevo, non della medicina, perché si tratta di un ambito legato alla conoscenza delle erbe, legato al rapporto di cura delle persone, che ha, come dire, una genesi assolutamente indipendente dai percorsi della medicina greca, legata alla dieta, all'alimentazione degli atleti, legata poi con l'ippocratismo anche a una scienza dei segni. E ha una radice antichissima, se consideriamo l'immagine, ancora una volta, il paradigma mitico, Circe, che conosce saperi dell'Arcani, che è figlia essa stessa di potenze tremende, ed è maga nel senso che riesce a trasformare la natura degli uomini. Circe la vediamo applicare la sua bevanda mista di formaggio, farina, di orzo, miele, insieme al vino di Bramno, che era una prassi consueta nel mondo greco, insieme con funesti farmaci, cioè medicine naturali, che in questa veste sono ciò che trasforma l'uomo, ma che è un altro paradigma mitico altrettanto importante, che è quello di Elena, che qui vedete raffigurata in un'anfora a figure nere da Vulci, mentre sta per essere aggredita da Menelao. Elena, che nel momento in cui si incontrano lo sposo e Telemaco, e ricordando gli eroi perduti, si commuovono, prende la decisione di drogarli. E nel vino in cui essi bevevano gettò rapida un farmaco che fuga il dolore e l'ira, il ricordo di tutti i malanni, che li ingoiava una volta mischiato dentro il cratere, non avrebbe versato lacrime dalle guance quel giorno, neanche se gli fosse morta la madre e il padre. E il dato interessante non è soltanto che alla figura femminile mitica viene attribuito il sapere di filtri e di erbe, che in questo caso hanno la funzione di una magia bianca, ma il fatto che Elena questo rimedio e altri rimedi efficaci li ha imparati da una donna, la Polidamna, sposa di Tone, che l'ha conosciuta in Egitto durante il soggiorno dal quale l'ha riscattata Menelao, e qui vabbè, entriamo nella intricata vicenda di Elena a Troia o in Egitto. Ma il dato documentario per cui vorrei la vostra attenzione è proprio questo, cioè questa comunicazione al femminile, che è ritenuta credibile indipendentemente dal fatto che qui siamo di fronte a un personaggio mitico, cioè un contesto al femminile in cui si apprende e si insegna come produrre dei farmaci efficaci che possono essere curativi dell'anima, ma possono essere anche curativi del corpo. E nel paradigma storico noi invece ci ritroviamo con una fonte di pietà classica, Xenofonte, l'ottavo libro dell'Economico, in cui quell'Iscomaco, cavaliere ateniese, che ha preso la sua moglie bambina e la sta avviando per un percorso di educazione perché diventi la moglie perfetta, e con una prospettiva importante di tipo formativo, le propone anche un ruolo all'interno della casa, che è quello dell'incombenza sgradevole del curare i servi di casa.
Quindi questa dimensione minore non vista nella cura e nella farmacopea è ancora una volta, come l'attività del telaio, scompare dentro le mura di casa. Ma è sapere preciso che porta con sé delle competenze in qualche modo e che la moglie di Scomaco assume con piena consapevolezza. Risponde, certo, lo faccio ovviamente, entra nel gioco del rapporto fra datore di lavoro, padrone e servo. Allora, quando questa funzione che è svolta nella casa, che è svolta in maniera invisibile, che non è riconosciuta, si emancipa e diventa altro. Certamente lo fa all'interno di quelle famiglie di medici che lavorano presso i grandi santuari, che hanno specializzato dei percorsi curativi di tipo peculiare. Però è vero che noi a un certo punto le vediamo. E la prima che vediamo è Falostrate, ateniese, della fine del V secolo, della prima metà del IV, che viene rappresentata in questa stella funeraria. E in un tempo in cui le donne sono visibili il meno possibile, nominate il meno possibile e rinchiuse iconograficamente dentro delle gabbie in cui non viene rappresentata la loro esistenza, ma il modello, Falostrate in qualche modo esce fuori da questo modello ed è rappresentata con delle caratteristiche che sono tipiche delle donne sulle stelle, ma mentre fa il suo mestiere di cura e si rivolge a quella che possiamo immaginare con un'ancella, è nominata con nome patronimico, probabilmente il rapporto con il marito, che forse era rivelatore proprio del suo inserimento in una famiglia di medici, viene però nel pannello basso indicata come Maia Cagliatros e viene ricordato il fatto che ha fatto bene, non ha fatto male a nessuno e che è morta. Tutti quanti la rimpiangono. Il dato Maia Cagliatros ci mostra l'emancipazione, ha una dignità che è ancora una dignità maschile, perché il termine è maschile, verso la dignità di medico, di una donna che ha esercitato verso le donne quella cura medica che è il primo settore che è appartenuto alla, diciamo, all'ambito femminile nel campo della medicina, e cioè il compito di levatrice, la cura delle donne che danno alla luce. E lo spostamento, diciamo, dalla funzione di levatrice alla dignità di medico lo vediamo crescere nel tempo, perché poi nel secondo, primo secolo avanti Cristo, queste iscrizioni sono tratte dal libro di Franca Ferrandi, Troisi, La donna nella società ellenistica, noi troviamo, ecco, tutta un'altra presenza e dignità, una donna musa, figlia di Agatocles, che è Iatreine, che non è più Iatros, ha femminilizzato la sua funzione e addirittura un secolo dopo Antiochis, che ha ricevuto dai suoi concittadini di Tros una attestazione professionale, peraltro si tratta di una medichessa inventrice di farmaci, perché aveva inventato un medicamento che si chiama Malagma, ma per cui viene ricordata in scritti che noi non abbiamo, come quello di Eraclide di Taranto, che viene ricordato da Galeno. Quindi una personalità è una donna che nel momento in cui riceve dal Consiglio e dall'Assemblea Popolare un riconoscimento per la sua perizia nell'arte medica, si fa una statua. Quindi una parabola che disegna l'accesso in una professionalità e la crescita in un tempo in cui però le donne
vengono a livello di diciamo, figure apicali nella società cittadina, ricordate anche se vergeti perché hanno una cultura degna della loro famiglia, quindi è un altro mondo rispetto a quello delle donne della cura di casa. Però è anche vero, in qualche modo lo possiamo riprendere fra le righe da quella che dobbiamo considerare una fonte, ma non possiamo utilizzare come una fonte attendibile. Cioè Igino che parla di Agnodite, che sarebbe stata la prima medichessa ad Atene, riferendola a un tempo e a situazioni che in sé non sono credibili, perché da un lato ricorda Erofilo, che è di fatto il primo medico ad avere praticato l'anatomia su cadaveri ad Alessandria, siamo alla fine del IV secolo, la prima metà del III, e invece il quadro che fa della donna che interviene fingendosi uomo, scegliendo di andare alla scuola dei medici di Alessandria per imparare un mestiere che ad Atene non era consentito alle donne, pena la morte, per salvare le donne dalla morte a cui esse stesse si consegnavano, perché per pudore, se insorgevano problemi dopo il parto, non si facevano curare dei medici. Noi che diventa medico e finge di essere maschio, salva le donne e le donne salvano lei quando viene denunciata e viene scoperto che è una donna, è una a furor di popolo femminile, viene salvata dalla condanna a morte in nome dei benefici che aveva arrecato alle donne. Allora c'è uno spazio nel quale questa solidarietà maschile, una solidarietà che mi sembra illustrata benissimo questo rilievo marmoreo che rappresenta appunto una maglia, una levatrice, che aiuta una donna, purtroppo una donna che immaginiamo essere poi morta di parto, a dare alla luce il suo bambino. All'interno di questo ambito in cui la solidarietà del corpo femminile come corpo noto, che da sé impara i segni della malattia, Ippocrate nei suoi scritti per quanto riguarda le malattie delle donne insegna in qualche modo alle donne ad autodiagnosticarsi per andare oltre la difficoltà del non poter intervenire come medico. Allora, in questo ambito in cui i ruoli sociali sono di impedimento, noi vediamo un'azione da parte delle donne che è dottrina e apprendimento. A un certo punto noi la vediamo anche diventare metafora, la vediamo diventare filosofia. Tutti conoscono il discorso di Diotima di Mantinea sull'amore, che rappresenta il percorso dell'anima che va incontro all'apprendimento per l'attrazione di ciò che è bello. Che viene rappresentato esattamente con quel lessico tecnico della Maia che presumibilmente Socrate conosceva per la madre levatrice. In realtà non siamo in condizione di sapere quanto di Socrate ci fosse in Platone e non siamo in condizione di determinare questo l'appartenenza. E tuttavia la possibilità che una metafora tratta da una competenza eminentemente femminile, lo abbiamo visto, potesse rappresentare un percorso ulteriore di significazione. Questo è, e questo è il nostro dato. Poi, in un'altra sede, con un altro tempo, potremo approfondire quanto e se Platone è per noi una fonte. Temo di poter soltanto velocemente parlare dell'ultimo campo nel quale ci possiamo immaginare una competenza di donne, quello della conoscenza e dell'educazione, che passa in primo luogo da una funzione sociale centrale fin dall'età arcaica,
delle donne. Rappresento questo bellissimo vaso corinzio con il compianto di Achille da parte di Tetis, la donna che detiene, conserva, custodisce memorie, che sono per lo più però memorie familiari, che vengono declinate, interpretate anche in una maniera agonistica rispetto a valori differenti. Pensiamo ad Elettra, pensiamo ad Antigone nel paradigma mitico. Nel paradigma storico però, e lo vediamo per esempio negli scritti pitagorici, non c'è un uso preciso che Pitagora fa della componente femminile della sua famiglia, in particolare Damor, una delle figlie, che viene incaricata di custodire le memorie del padre. Qui non ci addentriamo sul fatto che fossero memorie scritte, che è una cosa inverosimile, e che lo avesse fatto anche di fronte alla possibilità di cedere ad altri, quindi non soltanto rispetta il silenzio pitagorico che è norma della dottrina, ma dimostra il suo valore di donna non cedendo a tentazioni di carattere venale. Risponde esattamente a quell'abitus di custode della casa che il suo corrispettivo mitico Elettra fa, conservando il dovere della vendetta e consegnandolo al fratello. Nell'ambito della città arcaica questo sapere diventa uno spazio di visibilità, di ruolo all'interno di comunità che lo sottraggono generalmente alle donne. E l'esempio che vi riporto è chiaramente un esempio tratto dalla poesia ellenistica, ma il rituale a cui ci porta, che è un rituale molto antico, il compianto di Achille, che veniva eseguito ciclicamente ogni anno da una congrega, un collegio di donne nel santuario di Hera a Crotone. L'analogo di un tipo di rituale che si svolgeva ogni anno a Olimpia e che è collegato appunto all'esistenza di collegi femminili, di una inserzione di questi rituali nel tempo della città, nel calendario, nel rituale. Cioè, prendiamolo dal punto di vista più generale possibile, senza entrare nel dettaglio. Manifestazioni di questo conservare e portare nel tempo queste memorie potevano diventare, come dicevo, anche alternative o antagoniste rispetto agli interessi della comunità poleica, per esempio, e in particolare i rituali funebri che qui vediamo rappresentati in un pinax attico a figure nere, entrano nel circuito delle cose che diventano proibite, prima limitate e poi proibite dalla città. C'è una bellissima legge di Taso in cui per la destinazione celebrativa dei morti che sono caduti per la patria, che non sono più morti di tutti, è proibito il pentos delle donne. La manifestazione di lutto, da questo punto di vista, come ha detto bene Nicolò, diventa, se non un'arma di lotta, comunque un'arma di contrasto, l'unica possibile di una lotta disarmata senza speranza delle donne. Ora, queste donne in realtà che sono particolarmente inserite, le vediamo, qui c'è questa bellissima tavola di legno, unicum di pittura dall'arcaismo greco, le vediamo inserite in un contesto che le valorizza come, qui vi riporto i passi di Portilio ma anche di Giamblico, sulla predicazione di Pitagora alle donne di Crotone, la creazione di un sinedrio delle donne, l'inserzione delle donne in quella creazione di classi d'età che è necessaria per il funzionamento della città arcaica.
In questo contesto, la cosa che voglio valorizzare per voi è il fatto che alle donne viene data una autonomia nella direzione, nella scelta del tipo di sacrifici, l'orientamento del sacrificio verso l'incruento, verso il prodotto della casa e non il bene di consumo, viene affidato alle donne. Ora, questo tipo di autonomia e questo tipo di sapere che si porta, che noi vediamo dappertutto, qui c'è una scena bellissima di un culto particolarissimo di Dioniso ad Atene, diventa anche filoni cultuali specifici. Alcuni di questi, come il demetrismo, qui perdonatemi, i riferimenti iconografici sono al demetrismo misterico, ma quello di cui voglio parlare è il demetrismo tesmoforico, che è una cultualità al femminile nella città greca, che serve a riprodurre il modello, l'habitus femminile di moglie, madre legittima, custode del futuro della città nella catena delle generazioni legittime, e la celebrazione di questo, diciamo, che esclude una quantità di donne, viene affidata alle donne, producendo, come vediamo per esempio la riproduzione di queste tombe dei festoni da Taranto. Questa tomba dei festoni non si può vedere così, adesso digitalmente ce la fa rivedere, custodita da due donne, una ragazzina e una donna adulta, circondate da segni di una religiosità di tipo demetriaco, molto commista di demetrismo eleusinio, ma non legata a una religiosità di tipo misterico. Si è pensato che si trattasse di due donne di una famiglia in particolare connessa con il demetrismo, anche perché questa tomba si trova vicinissima a un luogo di culto di Demetra a Taranto. Quindi all'interno di questo percorso, che è legittimato dal fatto che crea un habitus utile per la città, che ricordiamocelo sempre, è comunque una città di maschi, in cui le donne sono centrali per quella solidarietà organica che dobbiamo pensare nella città antica, ma devono rispondere al loro ruolo, che è precisamente indicato, ed è precisamente indicato anche nel modello che si suole indicare come il più libero di tutti, quello spartano. Ci sono però degli ambiti che potremmo considerare nuovi e rivoluzionari. Se il dionisismo è spesso stato considerato uno di questi, e però non ci dà strumenti al femminile, il culto di Afrodite, il particolare modo di concepire, rappresentare, raccontare, mettere in una dimensione che è una dimensione pienamente cittadina, non approfondirò questo, quella degli agoni di eleganza e di bellezza, in una percezione del valore ideologico di questo, che può essere quello di una aristocratica della lesbo di età arcaica, è il taglio, la scelta di temi in quella grande esperienza delle tecniche dell'epos, che è questa maestra di saperi religiosi, ci racconta, ci parla di un'esperienza religiosa, il celeberrimo Carme, la cosa più bella, che è affidato al femminile, al culto di Afrodite, e che sfocia in una dimensione etica nuova, al femminile, un'etica dell'eros, con l'accostamento è ardito, il frammento di Saffo è la laminetta d'oro di Ipponion con il canto di un'emozione legato al dionisismo, in realtà misterico, che mi serve per dirvi semplicemente che c'è una dimensione, diciamo, storica, c'è una dimensione integrata nella comunità cittadina e taglio aristocratico, c'è una dimensione escatologica, e tutto questo è qualcosa di profondamente diverso rispetto al culto delle donne praticato nel demetrismo
con contenuti idonei alla città dei maschi. La città di Safo è una città perfettamente integrata, ma è una comunità di donne che parla un linguaggio e contenuti di donne. E con lei mi fermo e vi ringrazio della vostra attenzione.